Ragazzi, spaziale questa tartare. Se la volete replicare pure voi, seguite questo video. Amici di Bracemi Ancora, oggi è una giornata primaverile e ho voglia di una tartare preparata come si deve. Ce la farà una grande chef che fra poco vi presento, ma prima vi dico con che carne ce la farà. Con una carne selezionata da Pascol, è un'azienda molto intrigante, è una startup innovativa che seleziona piccoli allevamenti i cui capi pascolano beatamente nell'arco alpino. A me questi di Pascol mi sono piaciuti per una serie di motivi: sono fissati col benessere animale e le bestie stanno al pascolo, l'alimentazione è ovviamente integrata a pieno a grano, non è OGM, sono antibiotic free, bravi, e poi soprattutto spediscono in tutta Italia con questa formula, mettono in questa scatola, in questo box, la carne sottovuoto in queste confezioni. Io vi consiglio di andare sul loro sito Pascol se avete voglia di carne genuina, buona e di carne italiana, selezionata dagli allevatori migliori. Allora, chi mi preparerà una tartare come si deve, magari ci insegna pure qualche trucchetto? Paola Marzella, ve la presento. Ciao Paola. Eccomi. Ben arrivata. Ciao. Allora, ciao. Vi spiego Paola chi è. Paola è la miglior grill chef del 2019, secondo Bracemi Ancora. Di grill chef ne abbiamo visti tanti e lei è quella che nel 2019 ci ha sorpreso di più. Cara Paola, senti, iniziamo dalla tartare. Una cosa, facci una delle tue ricette. Perfetto. Spiegacela bene e magari semplificacela, così possiamo farla anche noi, certo, a casa. Certo, ok? Certo. Innanzitutto la prima cosa, che è facilissimo perché la carne già è battuta, quindi già è pronta per essere preparata per fare una tartare. Io adesso prenderò una quantità per fare circa una porzione. Per quanto riguarda la tartare, è ideale una carne magra che non abbia marezzatura, è anche molto saporita, si sente che ha avuto un allevamento a base di cereali, a base di erba. E adesso cercherò di andare ad esaltare i sapori della carne senza coprirli con un mio tocco. No, andrò a fare una tartare che non è una tartare classica, è una tartare a modo mio, insomma. Ragazzi, prendete appunti, eh? Okay. Ok, qui mettiamo la carne. Ora, questi sono gli ingredienti che io andrò ad usare per la mia tartare. Abbiamo maggiorana, erba cipollina, zenzero fresco, salsa di soia, poi c'è dell'olio extravergine di oliva e questi sono dei cristini piemontesi che io andrò a tostare sulla griglia e farò un crumble di cristini che daranno un po' di croccantezza alla tartare. Amici di Bracemi Ancora, questi ingredienti che Paolo ha scelto si trovano in tutta Italia. In più c'è un tocco. Sì. Pepe. Di Sichuan, sì. Ma proprio giusto un pochetto perché sì, è molto forte e speziato. E bacche di pepe rosa. Allora, questa è erba cipollina, ovviamente bisogna dosarla rispetto al quantitativo di carne, diciamo che questa è la quantità giusta. Senti, in questi casi non si pesa, tu fai a occhio. Io faccio a occhio perché fondamentalmente qui se io la vado a pesare che fa? 2 grammi, 1,5 grammi, cioè voglio dire, si vede. Quindi andiamo a tritare anche la maggiorana. Allora, io non metto sale. Innanzitutto il sale tende ad ossidare la carne. Quindi se si mangia subito si può anche mettere, però meglio io uso la salsa di soia. Questo è un olio a basso contenuto di acidità, bassissimo contenuto di acidità, e questo è fondamentale perché altrimenti va a coprire troppo il sapore della carne. Grattugiamo un po' di zenzero fresco, pepe, queste sono bacche di pepe rosa che a me piace tantissimo. Adesso Paola fa riposare 20 minuti la tartare in frigo, nel frattempo tosti i grissini. I grissini. Bene, i grissini piemontesi. Ok. Allora, i grissini stanno tostando, non devono prendere il colore nero, devono prendere giusto un po' di calore. Si devono imbrunire. Imbrunire, sì. Che diventano un po' più croccanti. Un minuto può bastare. Così già sono pronti.
hanno preso il segno della griglia, li prendiamo. Paola, 20 minuti sono passati. Sono passati, sì. Adesso dobbiamo impiattarla e assaggiarla. Io per la seconda fase sono prontissimo a te aspettare la prima. L'impiattamento è personale, insomma. L'importante certo. È il gusto. Ok. I nostri grissini. A dare un po' di croccantezza. E la tartare è servita. A me piace. Fatta a mio gusto. Allora Paola, io sono un grande fan delle tartare con meno ingredienti possibili. Ero un po' titubante quando la facevi perché era, ce ne hai messi parecchi, però hai completamente demolito questa mia convinzione, brava. Ti ringrazio. La carne si sente in tutta la sua squisitezza, è accarezzata e non aggredita dai tuoi ingredienti. Brava. Comunque ragazzi, questa è la dimostrazione che se usiamo materie prime di alta qualità e ci mettiamo un manico con due palle così, viene fuori tanta roba. Ora, grazie a Paola, la possiamo replicare pure a casa. Ma ce la mangiamo. Noi poveri umani. Sì, sì. Ah, e soprattutto mi piace una cosa. Hai messo un tono di brace anche su una tartare che sicuramente la brace non ce l'ha. Ragazzi, noi quello che dovevamo farvi vedere ve l'abbiamo fatto vedere. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao. Ciao.